Buonasera, benvenuti all'appuntamento con informazione su Canale 3 Toscana. Apriamo questa edizione intanto dandovi un aggiornamento sulla vicenda della presunta violenza sessuale a danno di una dodicenne avvenuta a Siena, alle porte della città di Siena. La procura di Siena si è mossa sulla presunta violenza sessuale ai danni di questa ragazza, ha aperto un fascicolo a carico di ignoti. L'intervento di Viale Rinaldo Francia ha fatto seguito alla notizia di reato. Da quanto risulta, la famiglia della giovane però non avrebbe ancora presentato denuncia. Gli inquirenti che sono partiti da post su Facebook di un familiare stretto in queste ore stanno passando al vaglio varie testimonianze. La giovane per ora non sarebbe stata sentita. Le sue parole saranno però ovviamente di fondamentale importanza per comprendere meglio i contorni di questa vicenda, a partire dallo stato di incoscienza nel quale si sarebbe trovata la giovane, secondo gli scritti del familiare, quando ha subito la violenza. Nel frattempo i gestori del locale avrebbero negato di aver somministrato alcol ai minorenni, escludendo qualunque episodio all'interno. Sarebbero stati avvertiti dell'accaduto dal padre della presunta vittima. Vi daremo ovviamente tutti gli sviluppi di questo caso nelle prossime edizioni del nostro telegiornale. Apriamo la pagina adesso invece della politica, una giornata densa a partire dalla comunicazione arrivata poco fa da parte del gruppo dei civici che compongono attualmente la maggioranza, che il 19 gennaio annunceranno, anzi sarà proprio l'attuale primo cittadino Luigi De Mossi ad annunciare l'identikit del nome scelto da Siamo Siena, Siena Doc, Genesi e Uniti per Siena alla città. Tutto fa pensare che sia confermato il nome di Massimo Castagnini, che era già stato dagli stessi indicato pochi giorni fa. Quindi le acque della politica iniziano a muoversi sempre più velocemente sul fronte del Partito Democratico. Oggi è stata la giornata in cui ufficialmente Anna Ferretti ha confermato la sua disponibilità a partecipare alle primarie. Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia nel frattempo andranno a riunirsi lunedì. Marco Crimi è andato per noi invece a sentire il candidato Pacciani, sentiamo le sue parole. Una buona figura per il suo impegno nel sociale, ma rimango perplesso che sia lei a rappresentare un partito che ha creato la situazione che stiamo vivendo. Inizia con un giudizio sulla discesa in campo di Anna Ferretti, la riflessione di Fabio Pacciani. Il candidato sindaco non si è astenuto infatti dal commentare quella che è l'ultima novità nel percorso che porterà alle elezioni amministrative. Quel partecipo anche io alle primarie del centro-sinistra, scritto in un post dall'ex assessore. Più che contestare le figure e i nomi, contesto proprio la rappresentatività che queste figure vanno ad incarnare in relazione al partito che andranno a rappresentare. E questo è, senza drammatizzare, un peso che Anna Ferretti si porterà dietro in tutta la campagna elettorale, perché dovrà provare a spiegare dove sta la novità del partito che lei va a rappresentare. Il discorso è virato poi sul centrodestra, di cui Pacciani ha evidenziato lo stato confusionale. Sarebbe meno ipocrita farsi rappresentare al voto da esponenti di partito, che cercare invece figure civiche per coprire la propria azione politica. Queste le sue parole riguardo alla coalizione. Il candidato del Polo Civico si è detto poi meravigliato ma non sorpreso di un ritorno sulla scena elettorale di Luigi De Mossi, anche se questo, ha affermato Pacciani, darebbe l'idea di una fuga non riuscita dei partiti che lo hanno sostenuto e che sono stati poi intenti a cercare soluzioni differenti. Una sfilettata è stata poi lanciata anche ad Emanuele Montomoli, che ieri aveva osservato come il Polo Civico cercasse di convincere gli elettori con il numero delle liste, mentre lui puntava invece sulla qualità delle persone. Pacciani ha parlato di un atteggiamento presuntuoso del suo sfidante, un atteggiamento che gli ha ricordato la volpe che non arriva all'uva. Presuntuoso perché ancora una volta si ripropone l'immagine di un candidato che vuole interpretare il ruolo come l'unto del Signore, come colui che insieme al suo gruppo di eletti governerà la città. Io credo che noi ci abbiamo un po' le scatole piene di queste metodiche. Va avanti intanto il lavoro del Polo Civico. Domani sarà presentata la nuova lista Sì Patto per i cittadini, che amplierà la coalizione e che ha al suo vertice Daniele Magrini.
Continuiamo con la politica, la conferma della partecipazione alle primarie da parte di Anna Ferretti ha inciso nella volontà di un altro possibile sfidante, Massimo Vita, nel ritirare la sua candidatura. L'ha incontrato per noi Gennaro Groppa. Con la candidatura alle primarie di Anna Ferretti arriva anche la decisione di Massimo Vita, che sceglie di farsi da parte e di non partecipare alle consultazioni interne al centrosinistra per arrivare al nome del candidato a sindaco della coalizione in vista delle prossime elezioni amministrative. Ho applaudito la decisione del PD sulle primarie, afferma Vita, una scelta a mio avviso di grande responsabilità. Ma appena ho conosciuto l'intenzione di candidarsi di Anna Ferretti, ho deciso di rinunciare alla mia candidatura per sostenere convintamente Anna, perché la ritengo una persona dalla grande esperienza e sensibilità sociale, caratteristiche molto importanti per la città. Con lei il centrosinistra può vincere. Massimo Vita si fa quindi da parte, non ci sarà alle primarie, anzi sosterrà la candidatura di Anna Ferretti. La proposta delle primarie è stata approvata dall'Assemblea Comunale del Partito Democratico e sarà ora sottoposta al tavolo del centrosinistra. Con l'uscita di scena di Massimo Vita rimangono al momento vive le candidature di Anna Ferretti e di Ernesto Campanini del movimento IEP Siena. Altri papabili per questa corsa rimangono tuttavia anche il capogruppo del PD in consiglio comunale Alessandro Masi, che dovrà sciogliere le riserve sulla sua partecipazione, e l'ex vicepresidente della regione toscana Monica Barni. Da Firenze c'è anche chi vedrebbe bene la candidatura di uno dei due sindaci del territorio, Giuseppe Gugliotti, primo cittadino di Sovicille, e Gabriele Berni, primo cittadino di Monteroni d'Arbia. Un'ipotesi questa comunque di non semplice realizzazione. L'intenzione nel centrosinistra senese sarebbe quella di andare effettuare le primarie il 19 febbraio. Rimangono da sciogliere anche i nodi relativi alle alleanze e al possibile ingresso nella coalizione dei partiti del terzo polo, quindi di Italia Viva e Azione. Se un accordo in tal senso verrà trovato, potrebbe partecipare alle primarie di coalizione anche Paola Piomboni, che è una dei due coordinatori comunali di Italia Viva. Cambiamo pagina, oltre 600.000 euro in arrivo per il nostro territorio, di cui 87.000 destinati alla provincia e più di 513.000 per i comuni. Sono i fondi che il Ministero dell'Interno ha destinato agli enti locali per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per l'utenza dell'energia elettrica e del gas. Ci dice tutto Marco Crimi. Oltre 600.000 euro in arrivo per il nostro territorio, di cui 87.000 destinati alla provincia e più di 513.000 per i comuni. Sono i fondi che il Ministero dell'Interno ha destinato agli enti locali per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas. Nello specifico, le risorse in arrivo sono una parte di uno stanziamento da 150 milioni di euro e la ripartizione è stata decisa con un decreto firmato lo scorso 29 dicembre dai ministri Matteo Piantedosi, Giancarlo Giorgetti e Roberto Calderoli. L'atto è stato pubblicato in questi giorni nella Gazzetta Ufficiale. I fondi maggiori arriveranno ai comuni che hanno una popolazione elevata e per cui la base di riparto, che è calcolata sommando le varie voci di luce e gas, è più alta. A Siena toccheranno oltre 78.000 euro, Poggibonsi ne riceverà poco più di 46.000 e Colle Valdelsa quasi 38.000. Superano ampiamente i 20.000 euro a testa anche le risorse che saranno intercettate rispettivamente da Chiusi, Montalcino e Montepulciano. Accogliamo con favore queste risorse, ma dobbiamo sottolineare come si tratti di uno stanziamento che copre poco meno del 10% dell'aumento complessivo registrato fra il 2021 e il 2022 per quanto riguarda le spese sostenute da questa amministrazione. È l'osservazione che ha fatto l'assessore al bilancio del comune Luciano Fazzi. Per David Bussagli, presidente della provincia, il ristoro è del tutto insufficiente e parziale, perché, spiega, se il fondo ha come scopo quello di garantire la continuità dei servizi erogati, difficile che possa farlo se arriva al bilancio ormai chiuso. Parliamo di sicurezza. È stato siglato l'accordo fra il comune della città, fra il comune di Siena e la prefettura. Per noi è andato Aldo Tani a sentire l'assessore Clio Biondisanti. Le prime telecamere entreranno in funzione tra qualche settimana, saranno 15 in tutto, e permetteranno a forze dell'ordine e amministrazione comunale di sorvegliare quelle zone
considerate più critiche. Le nuove telecamere saranno 15, poi ovviamente si valuterà anche il posizionamento, però è fondamentale il rapporto con la prefettura e anche le richieste che sono pervenute quest'anno sia al comune che alla prefettura, e in base a quello c'è stato uno studio anche sul posizionamento delle stesse telecamere. Non vanno viste in un modo negativo, anzi aumentano la sicurezza, proteggono il decoro urbano, ma allo stesso tempo anche la viabilità, la stessa viabilità che viene controllata maggiormente. L'intervento è alla base del patto per l'attuazione della sicurezza urbana, siglato tra comune e prefettura. L'intesa sarà portata avanti attraverso una cabina di regia che permetterà di valutarne i progressi. L'accordo contribuirà anche ad incentivare lo scambio di informazioni tra le parti. È fondamentale che ci sia proprio uno scambio tra le forze dell'ordine e un'aggregazione, un'integrazione e anche uno stesso supporto, proprio per lavorare meglio a 360 gradi, ma anche in maniera molto più efficace e più veloce, perché questo è l'importante. Nella classifica annuale stilata dal Sole 24 Ore, Siena, in materia di giustizia e sicurezza, si è piazzata al 39esimo posto su scala nazionale, 11 le posizioni perse rispetto al 2021. Ci spostiamo adesso a Colle Valdelsa, dove il 28 gennaio al Teatro del Popolo sarà presentato il nuovo progetto riguardante la città e il territorio, In One World Colle, un nuovo progetto di promozione della città e del territorio che mira a creare un'attenzione specifica, in particolare relativa allo sviluppo del turismo. Le nostre telecamere saranno presenti a questa conferenza e vi racconteremo quindi gli elementi e i protagonisti di questo progetto del Comune di Colle. Torniamo adesso invece nel territorio della città di Siena, lavoratori del legno, della terracotta e del ferro, gioiellieri, tessitori. Nel territorio della diocesi di Siena e Colle Valdelsa e Montalcini si riscoprono e valorizzano gli antichi mestieri e si creano nuove opportunità. Ce lo racconta Catiuscia Vaselli. Lavoratori del legno, della terracotta e del ferro, ma anche orefici, tessitori. Nel territorio della diocesi di Siena, Colle Valdelsa e Montalcino, si riscoprono e valorizzano gli antichi mestieri e si creano così nuove opportunità per i più giovani. Questo grazie a Cantiere dei Mestieri, iniziativa promossa da ACLI e FAP di Siena, insieme alla Pastorale Sociale del Lavoro dell'Arcidiocesi e all'Arcidiocesi stessa. Progetto che partirà domani con la prima lezione della Falegnameria Staderini di Siena. Quest'anno si riparte con una sorta di open day di presentazione del corso domani, iscrizioni ancora aperte, per cosa? Per un progetto che sensibilizzi i ragazzi anche a dei mestieri che rimangono un po' più nascosti al giorno d'oggi, come quelli della manodopera, dell'artigianato. Abbiamo avuto riscontro da molti artigiani che c'è bisogno in questo momento di forza lavoro nuova, e allora abbiamo deciso di integrare la richiesta dei giovani di lavoro insieme alla ricerca degli artigiani di chi poi prosegue al loro mestiere. Allora, c'è un contributo importante che è stato dato fra l'altro da Chianti Banca per questo progetto, questo magari vogliamo ricordare. Quello che imparano i ragazzi, dimostrazione dell'anno scorso, l'abbiamo già visto insomma con i vari incontri, è stato poi utile per entrare appunto seriamente nel mondo del lavoro. Al termine di questo corso ci sarà anche una cena aperta dove i posti saranno su prenotazione, i ragazzi potranno far vedere quello che hanno fatto, inoltre frequenteranno anche qualche corso di marketing sia vinicolo che caseario e anche manifatturiero per imparare poi a vendere i loro oggetti, e verranno esposti gli oggetti, ci sarà una cena con degustazione anche di Brunello, perché il consorzio del Brunello è un partner principale anche della scorsa stagione. L'iniziativa Cantiere dei Mestieri sarà la protagonista della seconda edizione senese di Cantiere Generiamo Lavoro. Il progetto nazionale partì qualche anno prima da Roma e fu proprio voluto dall'allora vescovo ausiliare Lo Iudice. Un itinerario formativo e informativo che si pone l'obiettivo di rimettere al centro il lavoro dignitoso quale perno di cittadinanza e sviluppo integrale della persona, e di fornire ai ragazzi un kit che faciliti il loro ingresso nel mondo del lavoro, così da affrontare con maggiore sicurezza il proprio futuro professionale in un tempo in cui questo risulta particolarmente difficile. Allora, apriamo la pagina dello sport, ci ha raggiunto il nostro Pietro Federici, ben trovato Pietro. Buonasera Virginia. Buonasera a te. Allora, partiamo dal calcio, perché ci sono una serie di dichiarazioni importanti del nuovo DS. Esatto, sì Virginia, perché il nuovo direttore sportivo Tarantino è stato presentato questa mattina e nella sua lunga conferenza di presentazione ha rilasciato alcune dichiarazioni che riguardano ovviamente
ovviamente il mercato in uscita che potrebbero in questo momento rassicurare alcuni tifosi. Andiamolo a sentire. Allora, faccio questa premessa. Ieri erano in campo perché il mio obiettivo è quello, ne ho già parlato col presidente e quindi abbiamo condiviso questa linea, il mio obiettivo è quello di ripristinare tutti i valori che questa squadra ha a disposizione. E non ci nascondiamo, è stato un mese difficile per una serie di motivi, è stato un mese difficile, ma io sono arrivato e non ho trovato grandissime resistenze o non ho trovato problemi particolari dove mi dicevano che ci sono giocatori che questa, diciamo, squadra non può utilizzare. Quindi il problema di Silvestre Crescenzi, che è un problema che non mi compete nella gestione perché è precedente, nel momento in cui io sono arrivato, io ho parlato ieri alla squadra, ho parlato ieri all'allenatore, col presidente ci avevo parlato, i due giocatori ieri erano in campo ad allenarsi regolarmente con la squadra, saranno a disposizione dell'allenatore, che poi dopo avrà la sua libertà come allenatore di utilizzarli o di non utilizzarli, ma i due giocatori sono due giocatori della Spal a tutti gli effetti e che saranno disponibili per l'allenatore. Poi in questo periodo faremo valutazioni di mercato, faremo valutazioni in entrata e in uscita, faremo valutazioni sui ragazzi. E non è detto che poi non ci possano essere dei movimenti, ma finché i giocatori sono a Siena, noi abbiamo il diritto e abbiamo il dovere nei confronti dei ragazzi di rispettare i professionisti, di rispettare i calciatori e di rispettare il patrimonio della società cercando di utilizzarlo, cercando di avere a disposizione questi ragazzi. Poi quello che faremo nel mercato, ripeto, sarà una valutazione che farò in questi giorni con tutte le persone che li conoscono, capire che condizioni ci saranno anche nel mercato per poter magari inserire qualche nuovo giocatore per alzare l'asticella, ma i due giocatori sono esattamente due giocatori integrati e che sono a disposizione dell'allenatore. Chiaramente, ripeto, c'è stato un problema precedente che nel momento in cui io sono arrivato, condividendo questa scelta con tutte le persone che rappresentano un po' il management del Siena, abbiamo deciso di riportare questi giocatori all'interno della squadra e ieri credo che c'è stata una bella condivisione di questo. Come opererà il nuovo DS bianconero, a lui è stata affidata la piena responsabilità di gestire questo mercato sia per quanto riguarda le uscite e sia per quanto riguardano le entrate. Il Siena che giocherà domenica allo stadio Artemio Franchi ore 14:30 contro l'Imolese sarà una sfida veramente molto importante perché in questo momento la Robur si trova al decimo posto ed è veramente a un passo dalla zona playoff. Ovviamente gli auguriamo a tutti i tifosi bianconeri un rientro in zona playoff. Passiamo adesso al basket, campionato di C-Gold, partendo dalla Virtus Siena che in questo momento occupa il quinto posto in classifica, giocherà domani alle ore 18:30 a Val di Sieve, una sfida molto delicata anche per la Virtus che continua ad inseguire e a sognare la vetta della classifica. Invece per quanto riguarda il Costone, attualmente dodicesimo in classifica, affronterà domenica alle ore 18 la Synergy Valdarno, il Costone che tra l'altro ha appena acquistato il nuovo giocatore Mateja Maksimović, il classe 2000 serbo, è un playmaker di 1,85 che sicuramente darà ulteriore qualità alla squadra per risalire la vetta. Mentre per quanto riguarda la Menzana, in questo momento all'undicesimo posto, giocherà domenica sempre alle ore 18 contro Castelfiorentino. Menzana sappiamo essere squadra giovane che ovviamente parteciperà a questo campionato di transizione, come l'hanno definito i dirigenti.
Veniamo invece adesso alla pallavolo. Lemma Villas, che dopo le grandi e brucianti dichiarazioni del presidente Gianmarco Bisogno, ha bisogno in tutti i modi un cambiamento di rotta, e l'occasione ce l'avrà domenica alle 20:30 a Piacenza contro la Gas Sales. Sappiamo che Lemma Villas in questo momento si trova in ultima posizione a 6 punti di distacco, quindi vedremo che cosa saranno capaci di fare i giocatori dell'Lemma Villas Volley. Pietro, grazie per questo escursus su tutti gli appuntamenti di sport delle squadre del nostro territorio per questo weekend. Ovviamente Pietro e i suoi ospiti vi aspetteranno poi domenica sera per il live dedicato al calcio, a cui seguirà ovviamente poi in settimana tutti gli appuntamenti relativi all'analisi del girone, l'approfondimento con Giacomo Lucchini. Si sta per chiudere questa nostra edizione del telegiornale. Prima voglio ricordarvi però l'appuntamento ovviamente con la rubrica Post TG, ospite questa sera qui nel nostro studio Sandro Vannini, il neo direttore di Toscana Notizie, l'organo di informazione della nostra regione, la regione Toscana. Con lui racconteremo il lavoro di questo importante asset all'interno della nostra regione e parleremo in generale di quelle che sono le tematiche più attuali di notizie che attraversano il tessuto della regione Toscana. Poi alle 21 in onda il nostro speciale dedicato a un bellissimo evento che si è tenuto all'interno dell'Accademia Chigiana di Siena, dedicato all'anniversario del tricolore. Tantissimi artisti si sono misurati con questa tematica, dal teatro alla musica, quindi un modo molto bello per celebrare l'anniversario del tricolore, evento organizzato dal Rotary qua del nostro territorio. Quindi tanti gli appuntamenti con la nostra emittente, ci auguriamo di tenervi compagnia, vi ringraziamo intanto per la vostra attenzione, vi auguriamo ovviamente un buon weekend.